Bentrovati con una nuova puntata di A Tu per Tu, le storie raccontatele voi. Siamo ospiti della Roma Caffè in Piazza Roma Orissano, nella nuova sala. Ringraziamo Marcello e Kenya per questo e ringraziamo Maria Cristina Azzori, presidente dell'associazione Veliamoci, che oggi è la nostra ospite. Dalla nome avete già un po' capito che parleremo di vela con Maria Cristina, che salutiamo e che in qualche maniera la vela, gli sport acquatici, il papà che ha dato un po' il via alla passione, forse sbaglio, come è stato questo appassionarsi all'acqua e allo sport acquatico? Grazie Santina innanzitutto per questo graditissimo invito e per questa opportunità di chiacchierare con voi. Sì, una passione che nasce tanto tempo fa, sicuramente il mio papà che mi ha messo su una barca a vela e una volta salita sulla barca a vela non ci siamo mai scesi. Ti ci vedo proprio in fasce con papà. In fasce avevo 6 anni, una passione che ha accompagnato tutta la mia vita. Andare in barca a vela non è solo uno sport, ma è veramente una passione, è un modo di vita, è uno stile di vita. Insegna anche ad affrontare, così come affrontiamo i momenti duri in barca, ad affrontare le difficoltà della vita, ed è quello che cerchiamo di trasmettere attualmente ai ragazzi, Santino. Allora, adesso partiamo e parliamo proprio di Veliamoci con la nostra intervista e giriamo qua. Allora, Veliamoci nasce 3 anni fa circa, giusto? 20 novembre 2015. Ah, anche il compleanno. Abbiamo il compleanno. Esatto, quindi sì. Nasce per l'esigenza di andare su un percorso particolare legato alla vela. Sì. Ci racconti un po' cosa Veliamoci, nasce nel 2015, fine 2015, e nasce con un obiettivo particolare. In sintesi, la vela per tutti e ovunque. Nasce dalla volontà di un gruppo di persone, o meglio di istruttori della Federazione Italiana Vela, che per poter proseguire questo percorso e con in testa questo obiettivo si mettono insieme e creano una nuova associazione. Veliamoci è infatti affiliata alla Federazione Italiana Vela, iscritta al registro del CONI, all'albo regionale delle associazioni sportive e attualmente, lo dico con orgoglio e con onore, Veliamoci è a livelli alti tra le varie società in Sardegna. Voi avete un numero di iscritti altissimo. Un numero di tesserati nel 2018, 480 persone tesserate alla Federazione Italiana Vela, che vuol dire 480 persone che hanno provato la vela, che sono saliti in barca a vela. Sì. E un particolare occhio di riguardo ce l'abbiamo anche per le persone un po' meno fortunate e che però hanno voglia di fare qualcosa, di provare la vela. Com'è il rapporto? Allora, Veliamoci, come ti dicevo prima, l'obiettivo è la vela per tutti ovunque. Cosa significa? Dall'inizio noi, io e i miei amici, che pubblicamente voglio ringraziare, certo, perché è un lavoro, approfittiamone tutto perché è un impegno, è un lavoro costante tutti i giorni. Diciamo che dall'inizio il nostro obiettivo è stato questo. E con 2 piccole barchette, che abbiamo iniziato senza niente, senza una sede, siamo arrivati attualmente e abbiamo circa 30 barche, di cui 3 sono barche accessibili. Si tratta dell'Ansa 303, è una barca accessibile che permette anche alle persone con difficoltà a motoria di poter andare per mare. Siamo particolarmente orgogliose di questo lavoro, che è nato non per caso, Santina, il frutto di tanto lavoro, come mi piace definirla, la favola di Veliamoci. Avevamo 2 barchette, ma la nostra determinazione non ci ha mai abbandonato ed è arrivato tutto come veramente in un sogno. Ed è quello che trasmettiamo ai nostri ragazzi, perché quando si vuole veramente una cosa, questa cosa arriva. Quando c'è positività, esatto, quando c'è l'empatia. È arrivato tutto quello che, o meglio, quello che volevamo. Non so se lo volevi dire, ma insomma te lo osservo io, se sì? No. Il vostro lavoro è stato riconosciuto anche con una importante donazione. Assolutamente sì. Anonima. Questa donazione anonima, che è pubblica, che noi abbiamo voluto
pubblicizzare, perché c'è, comunque no, un evento certo, bellissimo e anonima, perché io stessa, la presidente di Vegliamoci, non so attualmente chi sia questa o queste persone, che pubblicamente ringrazio perché magari vedranno questa intervista. Speriamo, certo, io ancora una certo. volta ringrazio queste persone che hanno voluto credere nel progetto Vegliamoci e con una donazione importante di mezzi, di strumenti, ci hanno permesso di avere parte di quello che abbiamo. Ma scusa, ma ve l'hanno fatta recapitare con tipo un fiocco, un bigliettino? No, vanno, no, come è frutto di un lavoro intenso anche quello. C'è stata una persona che è un professionista che ci ha chiesto, conosceva il nostro lavoro, sapeva della nostra voglia, volevamo una gruetta per mettere i ragazzi sulla barca, che ancora non avevamo, però io sapevo che prima o poi sarebbe arrivata. E ha detto ma cosa, e quindi diciamo che abbiamo raccontato il nostro lavoro, il nostro impegno, queste persone hanno voluto crederci e sono arrivate le prime due barche accessibili, una terza è arrivata col progetto dell'INAIL, del Comitato Italiano Paralimpico, riconosciuto dalla Federazione Italiana Vela per un assistito INAIL, quindi Vegliamoci attualmente ha tre barche accessibili che hanno portato tre ragazzi della squadra paralimpica di Vegliamoci al campionato italiano, raggiungendo, finanziato, lo dico con piacere, col nostro lavoro soltanto, certo. I ragazzi erano nostri ospiti, però tenevamo molto a essere presenti al campionato italiano, una realtà meravigliosa. Abbiamo anche raggiunto importanti risultati, abbiamo fatto un quinto, abbiamo fatto un terzo. Beh, e questo fa ben aiuta, sperare. certo. Sì. Vegliamoci ha inoltre nella squadra paralimpica un atleta di rilievo importante che è nella squadra azzurra paralimpica, è Giambacchisio Pira, che ringrazio molto perché Giambacchisi è un atleta di Dorgali che ha scelto Vegliamoci. Giambacchisi ha fatto parte della squadra e fa parte della squadra paralimpica e ha fatto parte della spedizione azzurra a Rio de Janeiro. Quest'anno è andato per Oristano, perché lui è un atleta di Oristano al mondiale paralimpico negli Stati Uniti e all'europeo, e quindi vedremo un attimo. Sì. Senti, il tempo purtroppo è finito, sì. Però c'è ancora, abbiamo ancora il tanto di dire che tu adesso hai anche ricevuto un invito importante a livello nazionale, si può dire così? Diciamo che la Federazione Italiana Vela ha un occhio di riguardo per l'attività paralimpica, ecco. Attualmente sempre di più. Il presidente della federazione sarda, diciamo informalmente, mi ha invitato a occuparmi di questa attività, che comunque già diciamo ce ne occupiamo, certo. Ed è un grande onore per me e per la mia città. Il mio sogno, il sogno dei miei collaboratori è portare e lasciare tutta questa attività innanzitutto a Oristano. Bellissimo, e speriamo che sia così. E portarla ovunque, però farla partire da Oristano. Da Oristano, sì. Bello, in questo senso di appartenenza. Assolutamente. Allora, sì. Cristina, il nostro tempo è finito, anzi Maria Cristina, perché siamo in veste ufficiale, è presidente dell'associazione Vegliamoci, ti ringraziamo per essere stata con noi, ti auguriamo ogni bene. Grazie. Per il bel lavoro che state facendo, insomma, anche ti ringrazio di cuore, veramente. E noi ringraziamo anche Daniele Rosano in regia, naturalmente, Marcello, questo anello sta sbattendo da tutte le parti, e Marcello e Kenya per l'ospitalità alla Roma Caffè, la nuova sala, vi invitiamo anche a venire a visitarla, vi invitiamo a scriverci, nel serpentone troverete i nostri indirizzi, grazie per averci seguito, alla prossima. Grazie di cuore. We'll be right back.